Buonasera amici, ciao Salvatore. Ciao Francesco. Questa sera il video che andremo a fare si riallaccia a un video precedente, quindi invito chi non avesse visto il video precedente che si intitola Terra piatta di andarsi a vedere prima quello e poi ascoltare quest'altra testimonianza fatta da te, giustamente, o questa riflessione, chiamiamola così. Quindi, che cosa ci vuoi dire a tal proposito? Perché ci sono state molte persone che hanno criticato, asserendo che in realtà la Terra non è piatta, ma è tonda, sferica. E si sono, come dici tu, si sono incazzati perché è come dicono loro e non come dicono gli altri. Quindi, ma qual è la verità? Quindi adesso io ti chiedo, la Terra è piatta, è tonda o è cava? Beh, Sanje, tu sai benissimo perché ci sei stato tu a ricevere le mail, non io, Sì, che questo. ci sono state delle persone che volevano che io spiegasse se la Terra era piatta, perché sono venuti fuori dei documenti di migliaia di anni fa, credo in Cina o qualcosa, se ne è parlato, ma io non ho ascoltato queste cose. E infatti, dopo che tu mi hai letto che questa persona voleva spiegazione da me, io non so, mi chiedono spiegazione di tutte le belle, non so cosa pensano che sia io. E infatti in quel momento, siccome volevo andare a leggere Tex Willer, tu volevi mandare a fare in culo, e senza dire ma che me ne fotte se la terra è piatta o è rotonda o quella e quell'altra. Poi quando sembra Salvatore non è d'accordo, e dentro sono fluite delle informazioni incredibili che io stesso non so se sono reali o non sono reali. Cioè, si tratta di questo. Ho messo su Facebook una lettera aperta dove parlavo di questa descrizione che cercherò di fare adesso, se in realtà mi viene la capacità di poterla rifare, perché altrimenti dovrei leggerla e a me non va. Cioè, non sono portato a leggere le cose, qualche appunto magari che mi può andare via, ma il sistema è questo. Tutte e tre, di coloro che nei secoli, nei millenni hanno parlato di terra piatta, di terra concava, convessa, cioè bucata al centro, o di terra rotonda, hanno ragione, credo. Per il semplice motivo, cercherò di spiegarmi, di farmi capire, almeno di capire io stesso. Un punto è spaziale e temporale, un punto nello spazio, ma una serie di punti forma una retta all'infinito. Quindi una retta all'infinito è unidimensionale, ha una dimensione. Una serie di rette all'infinito forma un piano ed è bidimensionale, quindi ha due dimensioni. Una serie di piani all'infinito forma un cubo e ha tre dimensioni. Prima c'era lunghezza, poi c'era lunghezza e larghezza. Nel piano adesso c'è lunghezza, larghezza e altezza. Quindi è tridimensionale. Ora ne ho parlato, ma riflettendoci l'ho riportato di nuovo. Ero seduto fuori che facevo l'idrosolterapia. Mi mettevo nel flusso di 2 pollici d'acqua ghiacciata, mettevo un panno di lino e mi mettevo al sole, affinché il sole tirasse fuori tutto il mio calore di dentro, asciugando il panno. Zucca, che era 10 volte più grande di lei. La mia prima impressione è stata: ma come fa questa avere questa forza? Una cosa piccolina. Poi
se io dovessi portare un peso 30 volte superiore a me non potrei mai farcela. È arrivata vicino al buco, ha cercato di farla entrare, non ci riusciva. Altri sono andati ad aiutarla, non ci riuscivano. All'inizio ho pensato che era una stupidità, sono stupide le formiche perché sono formiche. Turiddu ha detto la sua. Col passare dei giorni, una voce dentro di me mi disse: Adorigiù, lo scemo sei tu, non le formiche. Io sono rimasto così. Vedi, tu hai una mente tridimensionale, anche se vedi bidimensionalmente. Tu sai che un oggetto più grande in un buco più piccolo non può entrare, tranne se non lo smembri. Spezzalo e vedi cosa succede. Ho preso quel seme e l'ho spezzata. L'hanno portato subito dentro perché ci sono riuscite. Allora cosa è successo alle formiche? Avendo una mente bidimensionale, loro vedono unidimensionalmente, come noi abbiamo una mente tridimensionale e guardiamo bidimensionalmente. Infatti se tu guardi me o io guardo te non ti vedo di dietro. La Luna vediamo un cerchio e non una sfera. Quindi noi non vediamo tridimensionalmente, non vediamo dentro, fuori, dai lati, da tutte le parti. Altrimenti dovremmo avere una serie di cubi a livello, diciamo così, quadridimensionale, dove tu, avendo una consapevolezza, una coscienza quadridimensionale, cioè ci sono arrivate diverse persone su questa terra, tra quale Gesù, tra quale Rama, Buddha, Krishna, e tra quale Paramahansa Yogananda nel suo libro ne parla di un indiano che era nudo, lo mettevano in carcere e si trovava di nuovo fuori. Lo mettevano in carcere e si trovava fuori. Usciva attraverso i muri. Perché? Perché aveva una concezione quadridimensionale e vedeva la materia circostante che non è solida. È come un ologramma. È fluttuante. E ci sono aperture da tutte le parti. Noi la vediamo solida perché abbiamo una mente sia tridimensionale ma concezione bidimensionale. E allora cosa succede? Succede che sia la lumaca, che ha una concezione unidimensionale, cammina e va verso un baratro e ci cade. Non se ne accorge. Le formiche, che hanno una concezione bidimensionale, non potevano capire che non potevano fare entrare quel seme più grande di un buco che loro avevano creato. Noi, avendo una concezione tridimensionale, siamo allo stesso livello di loro. Noi vediamo certe cose, sappiamo che questo armadio, per esempio, tutto intero, non può uscire dalla porta. Se io lo dicessi a te, tu mi diresti: ma sei cretino, è più grande l'armadio. Perché? Perché tu hai una concezione tridimensionale, ma come me, come tutti gli altri, vedi bidimensionalmente. Colui che ha una dimensione quadridimensionale vede con una geometria totalmente diversa a quella nostra. Lui vede tridimensionalmente, pur avendo una concezione quadridimensionale. Lui vede dentro, fuori, di lato, da tutte le parti. E così coloro che hanno una concezione della quinta dimensione, della sesta, della settima, dell'ottava, della nona, della decima, della undicesima, fino alla dodicesima, dove sorpassiamo la monade e arriviamo alla fiamma divina, immaginate che tipo di concezione possono avere del mondo che loro osservano come lo osserviamo noi. Loro guardano da prospettive totalmente diverse per come lo guardiamo noi. Ora tutti coloro che hanno scritto questi testi che sono stati trovati poi dopo migliaia di anni, sia quella della terra piatta, sia della terra curva, sia della terra bucata, guardavano da una prospettiva loro propria. È la stessa cosa che tu prendi un vaso, lo metti al centro di un tavolo rotondo e metti 15 persone attorno e gli dai 15 taccuini con la matita. Disegnate il vaso.
ognuno lo disegna dalla sua prospettiva. C'è chi ha una prospettiva superiore, c'è chi l'ha inferiore. E quindi fanno sempre, dallo stesso oggetto, dei disegni totalmente diversi. Questa è realtà. Ora, tutti coloro che hanno scritto quei test, sia per la terra piatta, sia per la terra rotonda, sia per l'altra terra, erano esseri raggiunti non so quale livello, io non posso dirlo perché non ci sono, Turiddu non c'è, Salvatore per adesso c'è, ma non c'è, e a questo punto posso dire che ognuno di loro ha ragione, nel senso che ognuno di loro vedeva da un certo punto di prospettiva di una energia frequenziale che loro hanno e che hanno raggiunto, più di questo non potevano andare. Quelli che avevano prospettive superiori, parlando di Gesù, parlando di tutti gli altri esseri, parlando di Cristo principalmente, potevano fare tutto quello che noi non possiamo fare, perché loro si mettono in confronto all'universo da una prospettiva totalmente diversa. Per esempio, quando Gesù hanno portato la Maddalena, questo è nell'Evangelo, per lapidarla, Gesù non guardò nessuno di loro. Stava disegnando l'enneagramma, cioè un modello matematico a 9 punte. Lo disegnava con un pezzo di legno. Ora, quell'enneagramma non è un movimento fisso, è un movimento per una mente superiore in movimento. Cioè lui vedeva e concepiva un movimento planetario addirittura, cosmico. In quanto c'era il Cristo dentro di lui in quel momento, non era Gesù come seno o come iniziato seno, era il Cristo. Quando gli dissero che la legge di Mosè voleva che la lapidassero perché aveva peccato, se lui diceva sì, lapidatela, andava contro la legge di suo padre Dio, che diceva non uccidere. Se diceva non si uccide perché mio padre non vuole, andava contro le leggi di Mosè e quindi avrebbero lapidato lui. O da una parte o da un'altra, sempre qualche lapidazione ci doveva essere. Anche in quel momento, nella sua concezione cosmica, mentale, dalla sua parte prospettica, lui disse queste parole: chi di voi è senza peccato scagli la prima pietra. Perché lui in quel momento entrò nelle coscienze di tutti quelli che volevano lapidarla. Io non avrei potuto farlo, perché se l'avessi detto io, le pietre l'avrebbero tirate a me e mi avrebbero coperto di pietre. L'ha detto lui e hanno capito in realtà che quello che stavano facendo è sbagliato, perché i veri colpevoli erano loro che hanno portato la Maddalena a peccare. Se ne sono andati. Quindi, riguardo a questo discorso delle persone se vogliono sapere che piatto è quello o quell'altro, io dico: Turiddu, quando lascerà Tex Willer e diventerà Salvatore perché verrà assorbita la sua coscienza fisica del suo soma, il suo cervello dalla coscienza psichica, animica e spirituale di Salvatore, allora forse vi potrò dare una spiegazione più reale. Per adesso prendetevi la mia spiegazione e accettatela per com'è. Ma se potete dire, se volete dire che sto sbagliando, datemi delle okay. Va bene, grazie.